Oggi vi recensisco due blocchi Hanemühle. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Una nuova corrente su Arte per te. Arrivano delle nuove carte, le carte della Hanemühle. Chi non le conosce, se siete patiti di disegno in qualunque e di arte in qualunque forma, sicuramente conoscete i prodotti Hanemühle, che sono dei prodotti antichissimi e sono dei prodotti buonissimi. L'azienda mi ha contattata, mi ha chiesto di scegliere dei prodotti che volessi farvi conoscere e io ho scelto due prodotti che fanno proprio al caso di Arte per te. Un blocco per hand lettering, brush lettering, calligrafia moderna, chiamatelo come volete, quindi un blocco specifico per questa disciplina che potrebbe servirci per il nostro corso di brush lettering, e un blocco adatto per la stampa con linoleum, il blocco 4 della Hanemühle. Sono due blocchi bellissimi e molto molto particolari, e sono due blocchi che mi hanno sorpreso per delle caratteristiche che adesso vi andrò a fare vedere. Quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere come funziona questa carta qua. Se non le conoscete, cosa che mi sembra alquanto strana, è giunto il momento di farvi conoscere le carte Hanemühle. Ed ecco a voi i blocchi di cui vi volevo parlare. Questi blocchi mi sono stati inviati da Hanemühle, mi hanno inviato anche dei sample per acquerello, ma questi li proveremo durante il corso di acquerello. Vi farò, casomai vi parlerò delle diverse tipologie di carte, perché credo siano appunto differenti, infatti. Quindi vorrei fare un video dedicato a queste carte perché so che vi interessano. Oggi parliamo di due tipi di blocchi molto differenti tra di loro, ma che fanno parte di due corsi importantissimi di Arte per te: l'hand lettering block e il 4, che è un blocco da disegno, un blocco per schizzi, però in realtà essendo è un blocco che va benissimo per la stampa, un blocco che si adatta perfettamente al nostro corso di incisione per quanto riguarda la stampa con linoleum, e lo useremo in tal senso. Oggi vi voglio parlare delle caratteristiche delle carte, per cosa mi hanno colpito, per cosa mi sono piaciute, e andiamo per ordine. Il blocco che più di tutti mi ha colpita è questo. È un blocco fantastico, ha una grammatura di 170 grammi e sono 25 fogli per ogni blocco. I prezzi non li so perché me li hanno inviati, ma se trovo il link ve lo metto qua sotto nell'info box, in cui potete trovare tutto quello che vi sto dicendo io, tranne le mie impressioni che sono del tutto personali, e in più potete trovare i prezzi e magari qualche rivenditore. Non è un video spinta all'acquisto, ma è un video conoscenza a prodotti nuovi. Questo è un prodotto nuovo e tra l'altro molto molto raro, perché un blocco dedicato al hand lettering, al brush lettering, è veramente qualcosa di molto raro. Però questo blocco è fantastico. Innanzitutto apriamolo insieme, e nel frontale sopra, proprio nella paginetta, invece di essere una pagina sacrificale, ci sono una serie di font che possano servire da ispirazione, esattamente 10 font da disegnare, e poi vi danno le indicazioni sui formati in cui fanno questo blocco, che sono la 5, la 4 e la 3. Io ho la 4. È un blocco molto particolare, purtroppo la sensazione tattile non può passare, ma è un blocco la cui carta è trattata in maniera talmente fitta e talmente compatta, le fibre sono talmente chiuse che si scivola. Io vi vorrei fare sentire come canta, ve l'ho detto anche durante il video in cui scrivevamo i numeri insieme. Il pennarello, quando passa, canta perché proprio scivola, ascoltate. Non ha pori, è una carta totalmente liscia, accogliente. Il fatto che la fibra sia così compatta
vista dà la sicurezza che il colore non spanda. E adesso qui scriverò, giusto per farvi capire, la parola love. La faccio decentrata perché non voglio rovinare il foglio, sinceramente. Si scivola, si pattina, si va veloci, i rigori partono automatici perché la carta è accogliente. Adesso affacciamoci sul tratto, omogeneo, non ci sono ristagni di colore da una parte o dall'altra, il colore appare come vellutato perché la superficie l'ha preso. Scusate, facciamo una prova? Siete pronti? Olè! Avete avuto paura che mi portassi tutto? Guardate, ha intrappolato totalmente il colore. Cosa significa? Che quando scrivete e si ripassa su un ghirigoro non dovete avere paura che si trascini tutto. Per intenderci, prendo una carta dozzinale comune, no? Quindi questo è un blocco comune e vi faccio vedere la stessa parola scritta con la stessa penna su un blocco. Mettiamole accanto, scritte dalla stessa persona quasi nello stesso momento. Guardate le sfrangiature del colore, qua inesistenti, guardate le variazioni del colore. Aha! Ora non ditemi che non era passato lo stesso tempo da quando l'ho fatto anche qua. Vedete cosa succede con una carta che non trattiene? Innanzitutto c'è questa sorta di sfrangiatura che qua invece non esiste. Guardate la carta Nemiule, il tratto è totalmente netto. Ci sono le zigrinature del pennello, perché quello è ovvio, ma la carta non vi abbandona, è una carta super patinata e ripeto, ci sono dei pennarelli che passando su questi cantano. Un'altra caratteristica di questa carta è la cancellatura della matita che scompare totalmente. Ora io vi faccio vedere anche come con una gomma, e non ci vogliono gomme speciali, guardate, userò il retro di questa gomma per cancellare totalmente dei segni molto evidenti di matita, guardate, scompare totalmente. Per non parlare poi dei tratti semplici, guardate qua, non si vede neanche l'ombreggiatura della matita, scompare del tutto perché le fibre della carta sono talmente chiuse che fanno poggiare la grafite ma non la fanno permeare, quindi anche il segno non è così facile da lasciare perché la carta è leggermente respingente alla grafite. Guardate qua, e questo era un bel segno, guardate l'otto qui, la parte esterna. Dice Ombretta, ma perché usi questa gomma? Perché è speciale? No, perché è scarsa, ragazzi, per farvi vedere come con le gomme scarse. Vi faccio vedere un'altra gomma, questa presa dall'astuccio di Enzo, quindi anche sporca. Guardate, toglie tutto, non sfrangia, non si rovina. Io stavo cancellando perché stavo facendo la foto per questo video e nel cancellare mi sono accorta che anche sulla cancellatura si comporta in maniera fantastica. Quindi, che dire? Consigliatissima. Chi lo consiglio questo blocco? A chi fa hand lettering, ma anche a chi disegna manga, a chi usa colori tipo Copic, a chi usa questi tipi di colori per la calligrafia, a chi fa calligrafia giapponese. È una carta fenomenale. Un'altra caratteristica di cui voglio parlarvi è il fatto della sua tonalità di bianco. È una tonalità di bianco abbagliante, freddissima, che fa risaltare benissimo tutte le scritte, le fa proprie e le spinge in avanti, perché anche il tono di bianco è molto importante. Questo è un tono di bianco freddo ed è fenomenale, brillante, veramente veramente stupendo. Nel momento in cui l'ho utilizzata per i numeri, da subito
ve l'ho detto in quel video che volevo parlarvene. Se c'è una carta, se state cercando una carta per hand lettering perché volete fare dei quadretti, delle composizioni, non lasciatevela scappare, perché è 10 e lode, veramente veramente una bellissima carta, un buon investimento. E non ve lo dico, ripeto, perché me lo hanno inviato, perché non sarà un blocco a modificarmi la vita, né mi pagano per fare questa recensione, sia ben chiaro. Se cercate un prodotto di questo tipo, questo è quanto di più affidabile possa esserci, bellissimo sia nel design che soprattutto nella resa e nel contenuto. Un altro blocco che mi è piaciuto tantissimo è questo. Io questo l'ho chiesto loro perché ho scelto io i prodotti che volevo, ho voluto provare questo e ho voluto provare questo perché mi ha stupito questo blocco, perché questo blocco è venduto come blocco per schizzi, è suggerito anche come blocco per stampa, ed effettivamente le caratteristiche ci sono tutte. Ha 170 grammi di spessore la carta ha un bel colore avorio che si presta tantissimo alle stampe, ha una texture semiruvida e comunque nella sua semiruvidità è molto molto liscio, la carta è molto accogliente, anche una bella carta di pregio, la sentite tra le mani, la texture è abbastanza porosa, quindi accogliente, e nello stesso tempo anche riesce a trattenere, espandere il colore. Cosa mi ha catturata di questo blocco e perché poi ho avuto fretta di recensirvelo? Perché è un blocco molto trasversale, è uno di quegli strumenti che sì, io vi suggerisco perché ho già fatto le prove, ho già fatto il video con un foglio e ho stampato naturalmente, e le stampe vengono bellissime, ma non vi spoiler il video perché lo vedrete, lo utilizzeremo insieme. Ma quello che mi è piaciuto tantissimo è un utilizzo che non pensavo potesse accogliere. Quando vi ho fatto vedere i colori della Stabilo poco fa, stamattina, io ho usato questo blocco per la seconda volta, perché per la prima volta, appunto, ho detto, io ho fatto la stampa che vedrete molto presto, e l'ho usata in un modo improprio a mio avviso. Infatti nel video vi dicevo, questa carta non è per acquerello, e ho acquerellato tutti i colori. Allora ragazzi, vediamo il retro. Non una grinza? Ne parliamo? Sì, leggermente ondulata, ma come tutte le carte per acquerello. Non grinza, non spelucchiamenti, non... sapete quando il colore passa nella carta in maniera tipo sfrangiata, un po' sanguinolenta direi? No! La pozza di colore si è fermata, tondeggiante, non è andata per capillarità nella carta, per intenderci. Vi avvicino. Guardate, visto? È un bordo molto molto definito e non sfrangiato, il che fa diventare questo un blocco di schizzi meraviglioso, perché tra l'altro è carta acid free, quindi assicura una stabilità del colore immensa, perché il colore non virerà mai essendo carta senza acidi, ed è veramente bellissima. Ci sono diversi formati, c'è in formato 25x25, 30x30 e 40x40. Questo che ho io è il 30x30, quindi formati quadrati che potete rifilare, si stacca facilmente. Questo non ve lo stacco perché ancora devo fare le foto di questo, ma ho già staccato una pagina e si è staccata perfettamente, quindi non lascia residui di collosi sulla pagina. È bellissimo. Il blocco lateralmente, vi faccio vedere, è libero. Quindi guardate com'è incollato, con questa colla tipo siliconica che non lascia residui, è meraviglio, dico io siliconica, non so se sia siliconica, però non lascia residui sul foglio, è meraviglioso.
asciuga abbastanza in fretta e la resa del colore anche acquerellata è vivida. Mi piace tantissimo anche per i chiaroscuri, perché ripeto, accoglie il colore molto bene, cioè a me basta poco capire se una carta funziona, guardate come sfuma senza macchiare e guardate come mi permette di eliminare la traccia della matita semplicemente col dito, il che significa che la carta è mia alleata in un disegno, che non devo preoccuparmi che il segno rimanga inciso, perché sì, la carta accoglie la grafite, ma nello stesso tempo ti dà la possibilità di lavorarla. E la stessa cosa è per l'acquerello, mi sono accorta, la stessa cosa è per il colore, guardate il colore a matita come l'accoglie. Guarda, è una carta semiruvida che arriva ad una coprenza ottimale. Oddio, qui ho usato dei colori che vengono valutati come dei colori anche scolastici, non gli stabilo, che io adoro, per me sono tra i migliori che esistano in commercio, ma guardate qui la chiusura del colore che è stata fatta su questa carta, cioè questo colore è chiuso, non si vede una fibra della carta, eppure è una carta semiruvida, non è una carta liscia quella di cui stiamo parlando, quindi è una carta che permette di avere una coloritura, e vi faccio vedere, sia granulosa, per intenderci, cosa intendo con granuloso, ve lo metto qui, sia una coloritura che faccia vedere la fibra della carta, ve la mostro qui, proprio qui vi avvicino, mostrando quella che è la fibra, no? La texture della carta, che è stupenda, e quindi andare per sovrapposizioni, andare a giocare proprio su queste micro pagliuzze bianche che la carta dona nella sua semiruvidità, fino a poi riuscire a comunque riempirle e saturarle tutte per dei disegni più compatti, con niente, con poco, cioè avete visto in quanto è un attimo, e tra l'altro è molto facile, quindi non necessita di sfregamenti esagerati, per cui si può incorrere nel problema dell'ammorbidire troppo la matita e formare quelle placchette antiestetiche che in molti disegni vengono su come delle macchie per arrivare a saturazione del colore. Quindi una carta meravigliosa che nella sua bellezza di texture granulosa, perché è una semiruvida, granulosa intendo con una texture porosa, ecco, più che granulosa, permette anche una compattezza totale come se fosse un foglio super liscio. Bellissimo con le matite, l'avevo già provata quindi lo sapevo, bellissimo con le stampe, lo vedrete, e mette sul colore in maniera fantastica, bellissimo a matita, bellissimo con chiaro scuro, quindi è un blocco universale. Vi voglio parlare di questo prodotto perché per esempio è un prodotto jolly. Oddio, mi voglio avvicinare al mondo dell'arte, non mi fare comprare 10 album, voglio fare il corso di disegno, voglio seguirti nel corso di linoleum, voglio seguirti nel corso di acquerello e voglio seguirti nel corso di pastello. Comprati questo, usa la carta 4 di Anemule e hai tutto in un blocco. Quindi capito perché io accetto queste recensioni, perché posso aiutarvi a spendere meno. Non vi sto dicendo vai a comprare questo blocco, ti sto dicendo se ti serve un blocco, comprane uno che ti possa servire per tante cose. E questa è una proposta che fa a questo caso. Devi fare hand lettering, ma sei un appassionato anche di manga, ti piace avere una carta super patinato, lavori con i Copic, e allora questo è quello che fa per te. Due carte straordinarie, vi lascio comunque ragazzi i prezzi qua sotto perché non li so, fate conto che Anemule è una casa produttrice di carte antichissima, è prestigiosissima, è tedesca, e l'affidabilità
mentalità tedesca qui si vede tutta. Io le carle cose ve le faccio vedere sempre in corso d'opera. Sì, mi piace parlarne, ma poi mi piace adoperarle per dimostrarvi che quello che dico è vero. Purtroppo, e dico purtroppo, non ho campioni per voi, di questo mi dispiaccio tantissimo, ma presto chiederò a Rane Mule di mandarmi qualcosa per farvi provare i prodotti, perché voi lo sapete, a me le recensioni si piacciono, io le accetto per voi, perché per me è un qualcosa in più, no, del tempo da dover perdere, ma voglio anche che voi proviate i prodotti in modo da potermi anche confutare se trovate una realtà diversa da quella di cui parlo. Ma vi posso assicurare che difficilmente qualcuno potrà dirmi che queste carte non funzionano così per come vi ho raccontato, perché sono delle ottime carte. Bene, ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Visto che belli questi blocchi, allora, il blocco hand lettering è un blocco veramente speciale. È un blocco con una carta talmente liscia che quando passate i pennarelli in feltro, è il tipico rumore di striatura, sapete quando passate un dito sul vetro totalmente sgrassato? Ecco, quel colore lì, perché è talmente liscia e compatta la superficie che il pennello scivola sopra senza penetrare. Eppure, paradossalmente, come avete visto nel video, non appena io ho passato il pennello, passati pochi istanti, ho potuto anche sfregare sul colore perché non rilasciava più l'inchiostro. Questo special modo mi ha sorpreso per la performance veramente, veramente enorme. Invece il blocco 4, oltre a una buonissima performance, mi ha sorpreso per la molteplicità di utilizzi che se ne possono fare. È un blocco veramente importante, è importante sia in dimensioni, questo 30x30, perché potete anche suddividere le pagine in porzioni più piccole ottenendo un gran risparmio. È un blocco anche in volume molto importante, perché sono 50 pagine, in grammatura, perché la carta è bella spessa, tanto spessa da recepire anche l'acquerellatura, ed è versatilissimo per 10.000 discipline artistiche, per 10.000 tecniche pittoriche. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. Vi lascio il link qua sotto di riferimento per i prodotti che vi ho parlato. Come vi dicevo prima, non è un video spinto all'acquisto, ma è un video all'acquisto oculato, è tutto il contrario, cioè come spendere bene i soldi quando ci occorrerà un blocco nuovo. Spero quindi che capiate il senso di queste mie recensioni e le apprezziate. Se è così, regalatemi un bel pollice in su e condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Venitemi a trovare sui miei altri canali, Ombretta, il mio canale di beauty e lifestyle, e Due Cuori e una Cappa, il mio canale di cucina. Venitemi a trovare su Instagram, su Arte per Te, dove vedrete cantare questo blocco, proprio cantava, emetteva un rumore fantastico. E poi vi metto il link di quel mini video che ho fatto, ve lo metto qua sotto nell'info box, e noi ci rivediamo poi sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima volta! Ciao a tutti, ed eccoci pronti per l'estrazione dei 3 libri di anatomia artistica edizioni l'Ippocampo. Allora, sorteggerò dal più recente al meno recente, un solo nome vincerà chi è estratto, quello prima di lui e quello dopo di lui. Naturalmente conterò soltanto i commenti principali, e il vincitore dovrà mandarmi l'indirizzo sulla pagina Facebook di Arte per Te nella sezione posta, ovviamente, anzi i vincitori. Poi la casa editrice vi recapiterà direttamente a casa il libro di anatomia vinto. I commenti, come potete leggere, riordinati dal più recente al meno recente, sono 361. Vi faccio vedere che sono ordinati dal più recente. 361. Vado su random.org e faccio 1 di 361. Incrociate le dita, ragazzi, incrociate le dita. 260, vedo chi è e vi dico chi sono i vincitori. Commento 260 è il commento di Yog 039, quindi vince Yog 039. Valeria B, che testo interessante, assolutamente da avere in libreria, e lo avrai. Ed Eleonora Tassi, quel testo mi sarebbe proprio utile. Bene, e allora Valeria, Jog, non so come ti chiami,
ed Eleonora, mandatemi il vostro indirizzo sulla pagina Facebook di Arte per Te. Congratulazioni, avete vinto voi! Grazie a tutti per aver partecipato, non demordete, presto nuovi giveaway torneranno, quindi grazie per essere sempre così numerosi e noi ci vediamo presto. Al prossimo video, ciao!